Video Games Party al Cartoon Mix 2011. Eh sì, c'è stata grande attesa per la finale di FIFA 11 in modalità 1 contro 1, quella più tecnica, quella dove non ci sono esclusioni di colpi, e abbiamo avuto una finale davvero fantastica che il nostro Leo insieme ad Ari hanno commentato sul nostro palco. Com'è stata la finale, Ari? Ma è stata prima di tutto Real Madrid contro Real Madrid, quindi già questa qua è stata una cosa abbastanza particolare. La cosa particolare è che poi al primo tempo c'è stato poi il risultato finale, subito proprio, 3-0. Un 3-0 subito. 3-0 di Jacopo, che ha portato poi Giuliano a un po' spegnersi, non è riuscito poi a recuperare nel secondo tempo, e quindi la partita è finita come era iniziata, 3-0. Ecco, abbiamo già quindi svelato le prime due posizioni, ma ci manca la terza. Allora, in terza posizione al torneo di FIFA 11, 1 contro 1 c'è Stefano. Ste, com'è andata? Ma è stato un bel torneo, equilibrato, sono uscito ai calci di rigore in semifinale, però vabbè, ci sta, è calcio. Aspettiamo che Giuliano vada in pensione, quindi. Aspettiamo, sarebbe anche ora. Sarebbe anche ora, infatti, è il veterano del gruppo. Per te che sei arrivato terzo c'è la medaglia di bronzo, che tra pochissimo Arianna, mentre la sta sbrigliando, te la porgerà. Ma senti, ma la finale l'hai vista? Com'è stata tecnicamente? È stata una finale un po' a senso unico per i 3 gol arrivati nei primi 45 minuti, però sono episodi, capitano. Catenaccio nel secondo tempo. Eh sì, giustamente, l'avrebbero fatto tutti. Grazie per aver partecipato ed essere arrivato terzo al torneo di FIFA 11. Eccolo qua, l'abbiamo nominato, Giuliano. Ma cos'è successo? Niente, ho preso 2 gol a giro e un calcio d'angolo, e quindi, cioè, senza nulla togliere Jacopino, che è stato bravo. I gol però sono stati un po' cercati, ma un po' fortunosi, diciamo. Però comunque se l'hai meritato, perché ho fatto pochissimi tiri, mi capita poco di fare così pochi tiri, quindi onore a lui, è giusto così. Non è ora di andare in pensione. No, dai, ci siamo quasi. Ma figurati, dai, noi ti premiamo con la medaglia d'argento del torneo di FIFA 11 qui al Cartoon Mix, e tu però ci fai i soliti saluti che ci piacciono tanto. Allora, io saluto sempre i miei amici del forum, mi hanno pregato di dire una frase e la dico, quindi buondì. È la nostra frase. Buondì, cos'è? Buondì è la nostra frase di tutti i giorni, un po' il nostro motto, diciamo. Vi salutate così la mattina? Sì, ci sentiamo sul forum, poi ci sfidiamo tutti i giorni, quindi li saluto come al solito. Questo è il bello del mondo dei videogiochi, le community che si creano dietro, di persone vere, fatte di in carne ed ossa, e splendide. Volevo salutare anche mia mamma, che oggi è stata qui oggi sul palco assieme ad Alvin. Forse voi non lo sapevate, ma era mia mamma. Ma veramente? No, ma se lo sapevamo gli facevamo una presentazione diversa. Io ero a giocare, quindi non l'ho vista, e niente, quindi la saluto. È fantastico, mi andrò a vedere sicuramente le registrazioni. Grazie Giuliano, salutaci la tua family. Ed eccolo qua, il primo, the first. E come abbiamo sentito, si è messo una seria ipoteca già nel primo tempo con ben 3 gol. Jacopo Trama, al quale chiediamo com'è andata la finale. Com'è andata? È stata una... per me molto bella, e devo dire anche è andato tutto bene. Ho fatto 3 gol subito al primo tempo, e poi il secondo tempo ho subito poco o niente. Ma Giuliano deve andare in pensione o no? Non lo so, chiedetelo a lui però. È cattiva come domanda, lo so, loro si vogliono bene tra di loro, altro che. Comunque sono dei player veramente di alto livello, cercateli sul live, cercateli sul PlayStation Network. Prima o poi andrà in pensione. Sì, prima o poi lo farà sicuramente. Allora, per te che sei arrivato primo c'è la nostra Supercoppa per aver vinto il torneo di FIFA 11 1 contro 1. Grazie Jacopo, sei un grandissimo player. Con FIFA siamo quasi agli sgoccioli di questo Cartoon Mix 2011, manca solo Super Smash Bros. Brawl e poi abbiamo finito. Video Games Party, il divertimento continua.